Ieri, sabato 27 gennaio, presso la sala conferenze di Via Andrea Mensa a Venaria Reale, si è tenuto il primo incontro conoscitivo sugli effetti benefici del Nordic Walking nella patologia diabetica. Ad organizzarlo, lo stesso Nordic Walking Venaria, capitanato da Nicola Coppolaro. Il Nordic Walking è un'attività aperta a tutti e a basso impatto cardiovascolare e osteoarticolare, quindi chiunque la può fare. Oggi abbiamo fatto questo primo incontro conoscitivo per la patologia diabetica, per il profilo metabolico del paziente diabetico. Prossimamente avremo in programma altri progetti a cui teniamo molto, soprattutto mirato per il tumore al seno e Alzheimer, che sono altre malattie che comunque sono come terapia il Nordic Walking va benissimo. E niente, io ringrazio tutti, il Comune di Venaria per averci dato supporto, tutte le associazioni che sono intervenute, soprattutto i medici diabetologi che hanno fatto le loro relazioni molto importanti e tutta la gente che ha partecipato, a cui siamo grati di essere intervenuti. Grazie. Alessandro Lizza ha spiegato gli effetti benefici che ha dato alla sua situazione. Oggi abbiamo parlato dei benefici che ha portato il Nordic Walking nella mia vita. Come diabetico ho iniziato questa attività per caso e poi man mano abbiamo approfondito insieme ai miei medici da vari approfondimenti dovuti alle analisi, a tutto ciò che è la vita di un diabetico e alla fine abbiamo scoperto e ho scoperto di avere dei grandi risultati con questo tipo di attività sportiva. Non solo per la glicemia, ma anche per il peso corporeo, per la pressione arteriosa, insomma dei parametri vitali che sono completamente rientrati soltanto facendo questa attività, Nordic Walking. Ho iniziato un anno fa, ho iniziato a ottobre 2016, quindi in un anno ho fatto il corso base, sono diventato istruttore e da istruttore, già da prima che diventassi istruttore, ho cominciato a studiare gli effetti del Nordic Walking sul diabete.